due Di Blasio messi insieme. Poi Di Blasio è un cognome qui a Roccavera famoso, sì. Largo. Sì, assolutamente sì, siamo tanti. Pensa che la nostra squadra era composta da tre fratelli, tutte e tre chiaramente Di Blasio. Lucio, mio fratello, faceva il terzino destro, io jolly d'attacco, il bomber, e Stefano è libero, quindi diciamo che abbiamo trascorso gran parte della nostra vita qui al paese, perché prima l'unico sfogo per giovani era il calcio. Noi abbiamo vissuto per il calcio e per portare Roccaivara, il nome Roccaivara per tutto il Molise, per cui ecco, abbiamo onorato questa maglia. È una grande emozione di vedere tanta gente con cui abbiamo condiviso la gioventù, la nostra giovinezza, e veramente credi che è stata una gioia infinita. E poi abbiamo rivissuto momenti, che abbiamo parlato di momenti vissuti tanti anni fa, che ci hanno veramente fatto gioire ed essere felici, per cui ecco, questa è una serata che diventerà per tutti memorabile, e spero che comunque queste occasioni siano il volano affinché ecco, le persone possano vivere insieme per tanto tempo bene, soprattutto anche quando mancano proprio ecco, gli affetti più cari, ma gli affetti più cari vengono anche da persone che tu ecco, hai conosciuto da giovane e che ritrovi e che hai grande voglia di rivedere e sei felice di rivederli. Lucio, voi avete fatto anche i campionati, quelli duri, quelli campani. Infatti stavo pensando proprio al vedere il campo sportivo di calcio con l'erba sintetica. Noi ovviamente ce lo sognavamo, però è stato bello lo stesso, come diceva mio fratello, insomma, c'erano i valori dello sport. Siamo contenti per la comunità, per il paese, per questi ragazzi che hanno appunto voglia di ancora di conservare anche il fatto di stare qui in paese e di portare il nome del paese, ma posso dire Roccaivara, posso dire qualsiasi altro paese del nostro Molise, insomma, in auge, e questo è bello. Senti, ma voi fratelli adesso avete un compito difficile, arduo, cioè quello di tenere unito la squadra, di farli stare sempre uniti e compatti, no, di avvicinarli soprattutto. Assolutamente sì, ma infatti purtroppo non viviamo qui, però le emozioni anche con i social comunque li trasmettiamo, perché è bello vedere i ragazzi crescere, alcuni manco li conosco, però in queste occasioni poi c'è la possibilità di appunto invogliarli a fare sempre meglio, assolutamente sì, grazie a loro. Grazie a chi ci ha preceduto ancora prima di noi, perché ci sono anche altre vecchie glorie, per cui grazie anche a voi.